Assenza l'emergenza Covid rischia di fermare la tradizionale processione della Madonna della Neve in calendario per il 26 luglio. Quel giorno la statua viene trasferita dalla chiesa del paese alla cappella in vette al Monte Cervati, dove rimarrà fino al 5 agosto, quando farà rientro sempre in pellegrinaggio. I protocolli anti-Covid permettono le processioni e il sindaco Vittorio Esposito ha già fatto sapere alla chiesa e ai fedeli che è disposto ad autorizzare lo svolgimento della processione se qualcuno ne farà richiesta. La richiesta viene fatta dal parroco e dall'arciconfraternita. A noi ad oggi non ci è arrivata nessuna richiesta di questo genere. Abbiamo discusso con i confratelli e con il parroco, la posizione mia è chiara, le processioni secondo il DPCM ministeriali si possono tenere con le dovute prescrizioni. Quindi noi nel momento in cui ci dovesse arrivare la richiesta di mantenere la processione, noi la faremo fare. Ed è chiaro che noi non è che ci metteremo contro qualcuno o a favore di altri, noi abbiamo una posizione chiara che la processione si può tenere, si può fare il pellegrinaggio, diverso è il comportamento che deve tenere il parroco perché la CEI, la conferenza episcopale della regione Campania, ha vietato le processioni. Questo è l'indirizzo. I cittadini vogliono portare la statua della Madonna a 2000 metri come tutti da tanti anni, da 1000 anni si porta su Cervati, io autorizzerò a portarla. Il sindaco risponde alle leggi dello Stato, non a quelle della Chiesa. Insomma, se la Chiesa non potrà officiare la messa per via dei divieti imposti dalla CEI, il Comune autorizzerà tutto il resto, sempre che qualcuno protocollerà al Comune apposita richiesta. Nel caso in cui il pellegrinaggio in onore della Madonna della Neve si farà, saranno sottoposti a test tutti i madonnari, ma non le persone che prenderanno parte alla processione. Questi ultimi dovranno solo camminare distanti l'uno dall'altro almeno un metro.